Bella, raga. Oh, ma perché i freebooter di Dario mi bullizzano? Avete rotto il cazzo! Porco due, tra ti ho scammato le sghede, oh! No, scherzo, continuate pure. Come si fanno i bambini? E oggi lo scopriamo. Possiamo già startare adesso? Per voi va bene? Siete a vostro agio? Hello, mi Salve! senti? Sì, ciao! Ciao! Allora, ragazzi, lei è? Cocoban. Cocoban. Aspetta allora che chiudo la porta però. Arrivo. Sì. È Lucy, ragazzi, è Lucy Lane con un altro nickname. Allora, lei è una Una. ragazza. Sì. If. Giovine. Pionta, carina. Quanto giovane, si può dire? 22 anni, ne faccio 23 a novembre. Ah, ok, meno male, salvi. Tu quanti ne hai? Dicevo, 20, 28, 29? No. stavo dicendo, lei 25? 25? Boh, non so. Non so, non riesco a capire quanti anni hai. Un po' Quanti? pelato, non so. Ne darei 28, ma magari nei Come un po' 25. pelato, lo dici così? Che No, vabbè, non so, mi cazzo sei sfuggita. ridete? Ho pelato. Mi sei sfuggita, adesso non saprei. Come di sfuggito? Vabbè, Fai quanti l'intervista, anni non ti sei informata. Ma sta zitta che sarà andata a vedere tutte le foto dalla prima all'ultima. Stava lì. hai? Auguri. No, no. Allora, lei cosa fa? Perché è qui? Chi Io è cosa lei? faccio? Cosa fai? Perché ti ho Allora, contattato? mi hai contattata su IPAL qualche mese fa in realtà, per Cos'è fare videogame. Epal? Che nessuno lo sa quasi in Ah, chat. devo... È un sito web dove paghi le ragazze per giocare ai videogames. Ed è tutto legale. Alcuni dicono escort. Cosa vuoi rispondere a queste persone? Sì, sei un po' una puttana da videogames, ma dai, Come? non penso sia vero, insomma. Una? La puttana da videogames, nel senso che ti pagano, ma giochi ai videogames, cioè, comprano il tuo tempo per... Scusa, ma tutte le tue colleghe volendo? No! Come no? L'accezione è quella! No, non intendo... No, veramente, ma... Cioè, in realtà è molto scialla come cosa. Ci sono ragazze che vendono anche nudes e approfittano dell'esposizione Vendono? sul sito. News? Vendono... News? Ho No, capito bene, nudes, notizie? tipo, no, tipo, Ho capito, foto. news, sì. In realtà ho visto anche di streamer che si rivolgevano in modo molto carino alle ragazze che ordinavano. Vabbè, comunque, sì, è un po' quello che pensa la gente, però se ci Aspetta, qual è il pensi, nesso tra queste due cose? c'è gente veramente viscida. Vabbè, come in No, non è ogni cosa, posto, credimi. no? Come in ogni Sì, posto. in realtà sto anche cercando di laurearmi, quindi tra un mese, In. se Dio Mi vuole. In grafica e comunicazione. coglioni al cazzo. Qual è la tua media attualmente? 28, non è granché. Ma porco due, 28, diciamo 21! Di come ride poi le mie disgrazie? Ma come ridi delle mie disgrazie? Studiassi, cioè non pensavo avessi studiato, pensavo ti fossi buttato subito sul mondo del gaming. C'ho 32 anni, ho studiato in passato, poi ho Hai mollato. studiato? Vabbè, ho fatto fisica dell'atmosfera e meteorologia. Sei meteorologo? Meteorologo, sì, o Fai lavorare la valletta in all'aeroporto. O TV al TG5 il meteo. Volendo Non te anche l'ho quello, preso sì. perché sei pelato, però. No, scusa. Vabbè, allora abbiamo capito che lei è politicamente proprio scorrettissima, non gliene frega un cazzo. Body shaming totale. No, no, veramente non... Era una battuta, veramente non... Penso che non ci sia niente di male. Velato dove, Essere scusami? pelati. Dov'è pelato? Poi tra l'altro ho visto che sei amico di Dario Moccia. Avevo una super crush su Dario Moccia qualche anno fa. Quanti anni Silenzio. fa? Ma Quando eri avevo 16 minorenne? anni, sì, minorenne. L'ho anche incontrato, forse, vabbè, sicuramente lui non si ricorderà, però in realtà non guardo un suo video da un po'. Però sì, avevo una cotta bestiale per lui quando ero più piccola.
Og. Sì, per favore, non dirlo in giro, cioè, tieni il segreto. Stai facendo spettacolo, Sì, cioè. non dirlo a lui, nel senso, poi Ma non l'avrei dirlo a pensato se lui, non se saranno sbaglio. 600 persone che già gli avranno scritto tutti quanti. Dario, Dario, lo sai che c'è una ragazza a 16 anni? Tutti quanti gli avranno scritto. No, non lo diciamo a nessuno, regà. Da zero, Mi eh. raccomando. Non dirlo in giro che è W. No, no, tranquilla, non uscirà fuori da qui. Ma zero proprio. Ok, Comunque c'è Dario d'accordo. Moccia in Oh, chat, ma mi va. vuoi dichiararti? Oh, no, no, ma ho solo detto che ero piccola, avevo una crush per lui, ma non penso di essere l'unica, dai, insomma. Che Beh, no. tu un po'. Sì, incredibile, Dalia conosci solo ragazze interessate a Dario. Scusate, qual è l'altra ragazza interessata a Dario? Che gioco è? Non lo sa nemmeno la chat. Io gli avevo detto, erano rimasti a Fall Guys. In realtà non faremo Fall Guys, ragazzi, perché io devo fare un datagame con lei. Mi Cos'è un dispiace. datagame? Devo fare un datagame con lei. Le 9. Devo uscire con una mia amica e sì, però vabbè, abbiamo tempo, dai. Secondo me la chat non vuole che tu vada con la tua amica. Avevi Mi dispiace, ma gliel'ho promesso da un po'. promesso anche a me da un po'. Dai, magari facciamo un'altra volta, giochiamo a Fall Guys. Fall Guys, scusa. Oh, ma vediamo se questo mi piace, magari giochiamo di nuovo a questo. Esci con loro. Lei è del nord Italia, non so se si sente dall'accento, non è di Roma, insomma. Diciamo che sono nata a Milano e i miei sono calabresi, sì. Cioè, tuo padre e tua madre sono calabresi? Guarda, Sì, se ti dice, stai io chiedendo sono perché. calabrese, io sono calabrese, guarda. Io anche ho da parte di mia madre mio nonno siciliano e mia nonna calabrese. Pelato. Ah, ma va. Pelato e basta! Sì, mio nonno non è pelato, però, cioè, insomma, la richiesta più strana che ti abbiano fatto. Mi ha chiesto se fossi disponibile a mandargli un po' di cacca in un vasetto. Spedirgliela in Inghilterra dove abita lui. €500 per mandargli un. Fare la cacca in un vaso e mandarglielo, spedizione inclusa. Dai, ma c'è troppo Chat, schifo. voi l'avreste Fare. fatto? Esatto. Tutti sì. Un no, ho letto un no. L'avresti fatto? Ma Guarda che scusa, non devo sono. cagare in un vasetto, me lo paga lui. L'avresti fatto quindi? Dai, disgustoso! 500 euro, ma porco Sì, ma la due! Ma dignità! i La placement su Twitch dignità! vengono pagati di meno di una cagata dentro un vasetto! E pagano di meno Prenditi per questo fare il placement di contatto! coso, un altro po' di. Come si chiama? Raid Shadow Legends? Oppure un altro mi ha chiesto di insultarlo mentre giocavamo. E gli ho detto, scusa, ma insultarti a caso così mentre giochiamo a LOL? Lui sì, tipo farmi pesare gli errori che faccio, chiamarlo stupido, idiota. È un italiano questo qua. Ho avuto una brutta esperienza con un ragazzo, un signore. Aveva 32 anni, Saluta Alessandra. Alessandra, Coco. Alessandra. Bel nome. Mica come Piace? Dada. Come? Mica come Dada. No, dai, anche tante cose belle, tanti regali. Una Tipo, regalo più bello? cintura di Gucci. Sei rimasto. Oppure, boh, Una tante cintura di. skin In su LOL. che senso una cintura di Gucci? Ma perché hai giocato con Power? No, no, niente. Ma quanto costava sta cintura di Gucci? Boh, non so quanto costa una cintura di Gucci. Boh. Avevo tipo la wishlist su Amazon e. Non è Dizzy, no, si scherza. Sono Madonna, che permalosi. qualcosa di sbagliato? Ah, avevi la wish. No, tranquilla, avevi la wishlist. Sì, gente mi chiedeva la wishlist perché volevano farmi qualche regalo. E gliela mandavo e mi arrivava roba a casa. Come coglioni al cazzo.
E... si chiamano simp. Allora, tu non ci hai mai giocato, detto, no? No, mai neanche visto, mai neanche sentito, niente. Io Cristo, sono crashato! Poi ti vedo... ti vedo camminare in obliquo. E stai tipo puntando con il fucile. Ma come fa a crasharti un gioco di merda così? Sono già uscito, cazzo! Che cazzo fai, Coco Ban? Porco di! No, la password! Ah no, c'è sto sopra con la webcam. No! Dimmi cosa devo fare, l'ho fatto. Insultami, ti prego, insultami, cazzo! Facciamo qualcosa, mi annoio. Ti annoi? Usciamo, dai, facciamo, andiamo a sto Bigfoot, no? Aspetta che passi la notte. Ma che sei, come la chat mia che rompe il cazzo ogni due secondi che si annoiano perché il gioco è lento. Io pure tu ti ci metti, oh mio Dio. No, no, dai. Il gioco è questo. Hai sentito qualcosa? Hai sentito? No, andate che parli. Usciamo. Ma che... ma c'è sta un mostro fuori, tu esci. Hai detto che hai paura dei jumpscare. Oh, l'ho sentito. Paura, andiamo via. Ah, ma andiamo via. Oi, ma col tasto sinistro del mouse. No, con E. Ma vaffanculo. Avevo capito col tasto sinistro. Ma dimmelo, no. Cosa ti do? Munizioni della fucile, grazie. E ne ho 35. Un po'. Quantità 5. Ma che 5? Dammene 15, la metà. Vieni con me. Andiamo a mettere le telecamere. Andiamo, andiamo. Il sole che sorge, che romantico. Sai cantare tu? No, non so cantare. Eccolo! Spara! Ma spara sto stronzo! Non riesco, ma come si fa? Sono morta. Ma scusa, perché non mi hai avvertito che arrivava? Come ti ho avvertito, urlando come uno stronzo? Tu l'hai visto all'ultimo minuto? Non hai visto che si avvicinava? Una domanda molto importante. Spara! Spara gli! Questa sta morta! Spara questo stronzo! Vieni sotto, vieni sotto, vieni qui sotto! No. Non gli faccio danni. Ma sta scappando. E lascialo andare. Seguo. Sto pezzo di... Ma no. Che segui, Sita? Ha rotto il culo fino a mo, lo segui. Ferma. Madonna, che lungo sto gioco. Io tra un po' dovrei andare. Ma sono le 20:30. No, mi devo preparare. Vabbè, 20 minuti, no. Non fare la pipì. Mi fa pisciare? Fa mora. Vai a pisciare. No, vado dopo. Lo so, ragazzi, stiamo giocando male, lo so, vabbè. È un... ma quindi è famoso questo gioco? C'è qualcun altro che lo conosce? È un data game. Ah, ovvio che lo conoscono. Ah, pardon. Pensavo di avere l'esclusiva, insomma. Ok, va bene. Ok, capisco. E tra l'altro non sono mai riuscito a catturare sto Bigfoot di merda. Devi essere... Che cazzo mi fai giocare a sto gioco? Che è divertente giocare nel bosco con la pioggia, col Bigfoot che rompe il cazzo. Dai, invece di Fall Guys. Okay. Di merda. Oh. No, c'era un topo. Sei. No, fino alle munizioni, cazzo. Per ammazzare il torcio. Prendi la carne. Hey. Ho sbudellato. Che devi fare con la carne? Ma lascia la carne, poverino. Oh, un cervo morto. No, oh, è sparito. Ma che cazzo di gioco è? Ma che gioco di merda. Fatelo dire, scusa, senza offesa. È sparito, è proprio il modello 3D del cervo. A un certo punto così sparito. Oh, c'è un laghetto. Oh, scusa, che se figo. Giochi solo giochi tripla del cazzo, scusa, no. Se ti faccio conoscere nuovi titoli che non conoscevi prima, Posso... Che cazzo sono ridete? Male. Ma che cazzo ridete? Data game un par di coglioni. È carino sto gioco. Oppure sogno... ragazzi che... di cui avevo, per cui avevo una cotta tanti anni fa, che nel sogno pure mi danno due di picche. No. A volte sognavo di stare ancora in fabbrica, cioè che mi dovevo alzare la mattina per andare in fabbrica. Una volta ero talmente tanto preso da questa cosa che mi sono svegliato, mi stavo vestendo per andare a lavorare, ma io non lavoravo da un anno. No. Sì.
assurdo. Ah, cazzo. Certo, ci mettiamo qua e spariamo, che figo. Bene, andiamo via. Sì, ma Mangaka non era la ragazza, Data. Non era lei. Data costa la chat. No, 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 assolutamente no. Vai, ragazzi, allora adesso fate Mangaka domande voi. 69? Oh. Oh, scusa, non è 69. Conosci cosa? Mangaka? È tornato! È tornato! Sparagli! Dove l'hai visto? Ma perché non mi hai avvertito che era da me? È Dario Moccia! No, Dario, la conosco, la conosci Agnese, te lo giuro! E mi sa che sei morta proprio definitivamente. Va bene, meno male perché devo prepararmi, la mia amica mi aspetta. Grazie molto a te. Simpatico. Anche tu. Okay, spero che ti sia piaciuta la chat, insomma. Non stati carini, dai. Non l'ho meno letta. Male. Come meno faccio male a leggere? Meno male. No, non leggerla. Pronto? Pronto? Sì? Chi parla? Ciao. Ciao. Ciao, Diego. Sono io, Dario. Dimmi tutto. Come stai? Tutto a posto. Te che dici? Ma, tutto a posto. Sei live? Che era un... Sì. Che non so... Ah, ok, scusa. Non stavo seguendo. No, no, dimmi. Cosa hai fatto oggi live, Diego? Ho parlato con una ragazza, così, una ragazza simpatica. Ah, una che con cui devi uscirci? Assolutamente no. Ah, ok. Cioè, e cosa faceva questa ragazza di preciso? È una ragazza che ha avuto delle esperienze su un sito che si chiama Epal. Ah, me ne avevi parlato in privato, sì, di questa cosa qua. Interessante. Sì. E ha una crush per te, aveva una crush per te. Ah, la prima cosa che mi ha detto, tra l'altro. Ho capito. Lei ha detto, ma tu sei amico di Dario Moccio, sai che io a 16 anni lo amavo? Sì. Ok. Senti, ma... Ti volevo dire una cosa, ma mi è proprio passata di mente. Perché si sente così male? Che cazzo hai fatto? Sono al cesso, aspetta, ora cambio... Eccomi. No, dicevo, ti volevo dire una cosa, ma mi è passata proprio di mente. Dimmi. No, una cosa che mi aveva detto... Stai inizio. Cagando in un vasetto, per caso? No. Ah, ok. No. Una cosa che riguardava Agnese. Dimmi. No, ti devo dire una cosa riguardo Agnese, ma mi è passata poco di mente. Cazzo, la mia memoria, come al solito. Chi si tratta? Cosa riguarda? Ma non lo so, boh. Vabbè, qua quando mi viene in mente te lo dico, Diego, comunque. Forse qualcosa credo di aver capito. No, sì? Dario, allora, stasera fai Subnautica, hai detto? Sì. Grande, sei un grande, finalmente, qualcosa di serio. Scusa, Nier non è serio? Stai dicendo che è un brutto gioco? No, è bellissimo, è fantastico. Ecco. È okay. Meraviglioso. Hitman, bellissimo, stealth, perché? Non ti piace? Hitman è uno dei miei giochi preferiti. E allora che cazzo vuoi te, Bigfoot, cioè? Che cazzo vuoi te? Bellissimo quel gioco, se giocato bene, soprattutto. Sì, tanto bello, fino in 4. Foresta buio, devi trovare un Bigfoot. Wow, non Diego, bisogna catturarlo, bisogna usare l'intelletto. Sì. Ah, vabbè, non è un gioco che fa per te, allora. Comunque, Diego, che battute quando... enormi, madonna, Dario. Quando mi viene in mente te lo dico, ok? Quella cosa di... Sì, ma tanto ho capito tutto. Ha una cosa che ha a fare con i numeri, forse, però non lo so. Vabbè, ciao, davvero, strano. Ciao, Dario. Ciao, buona cagata nel vasetto. Ma... Sperando che non passi nessuno, i ragazzi con l'accento romano fanno tremendo. Cioè, praticamente se tu c'hai l'accento romano hai il 20% di probabilità in più di portarmi a casa a fine cena. Ve lo giuro, cioè, io quando, appena sono arrivata ho detto che bel posto. Ve lo giuro, tremendo, non ce la posso proprio fare, io voglio rimanere. Prima cosa, perché sta a Roma? Seconda cosa, perché dice sesso a bassa voce? E terza cosa, che cazzo sta a fare a Roma?
Che ti sta cercando? Ci stanno 20.000 romani su Twitch, su YouTube. C'è Ciccio Gamer. C'è Panetti. Ah, vabbè, Panetti sta. No, vabbè, effettivamente. C'è. Allora, c'è sta Mr. Flame, Tutubi, Marra. Innanzitutto, tutto il Cerbero. Poi c'è sta. C'è sta un botto di gente. Power. Vabbè, Power poi è la sua crush numero 2. Incredibile, pazzesco. Tutti fidanzati, effettivamente. Tutti. Diventa il suo slave. Ma Dario, ma stai cagando? Ma caga? Ma io mi immagino che sta là con le palle di fuori a cagare mentre mi scrive. Sta cagando. Ma ve lo immaginate che sta cagando mentre scrive in chat? Poi sono 3 ore che sta a cagà. Dario, stai a cagà.